Registra? Registra. Ecco qua. Perfetto. Perfetto, è un modo di dire. Ci siamo? Ma sì, ma chi se ne frega. Allora, salve a tutti i popolo di sport. Aspetta, forse un po' storti. Allora, ecco qua. Salve a tutti i popolo di sport e benvenuti in questo nuovo video. Oggi non ho sbagliato l'intro. Sono sempre nel mio solito angolo che mi sto costruendo poco, veramente poco alla volta, però va bene per adesso così. E, sì, finalmente sta uscendo un timido sole. Ah, la natura. Allora, torniamo a noi. Allora, oggi volevo fare un video riguardante le schede di Instagram, ok? Sto vedendo, continuo a vedere su Instagram e Facebook che, devo dire la verità, offrono terreno fertile a chi vuole comunque fare video, perché è un covo di... è paradossale questo fatto, c'è tantissima gente che ne sa su Instagram, anche su Facebook, ma di risposta ce n'è veramente tanta, ma veramente tante pagine, tante followers, tante... non so neanche come definirli, followers, nel caso sto dicendo, influencer, che scrive delle cacate, delle cazzate assurde. Allora, io dico, ogni tanto ci azzecca e ci farò un video pure su questo, ma a me è capitato di scorrere praticamente su Instagram, su Facebook un po' di meno, c'è stato il primo periodo, appena era nata Facebook, i gruppi, queste cose qua, si vedeva un po' di più sta cosa, ma non era così marcata. Adesso invece seguo appunto da in.sport.fit, che è la pagina mia Instagram, vi invito ad andare a lasciare un bel follow, e seguo alcune pagine per vedere quello che hanno da dire. Io seguo persone italiane, straniere, qualcuno è tedesco, qualcuno è norvegese, anche rumeno, russo, bulgaro, americano, canadese, qualcuno anche del Brasile, quindi cerco di dell'Oceania, filippino, insomma cerco di seguire tutti per farmi più o meno, per capire e farmi un'idea, per studiare una metodica piuttosto che un'altra, no? Devo dire che la verità, su molte tecniche, su molti tipi di esercizi sono comparate e sono quasi simili su qualche metodica, su altre totalmente differenti. Per esempio ho visto un pesista cinese che utilizza delle tecniche e dei pesi comunque particolari, mentre ho visto degli atleti americani che utilizzano una tecnica che una tecnica simile, perché comunque nella pesistica deve essere tipo il weightlifting, deve essere quella, però come metodica di allenamento è leggermente diversa. Si nota, sì, ad un occhio attento si nota sicuramente queste piccole differenze di allenamento in gara, vabbè, poi giustamente faranno la differenza o in un modo o nell'altro, ma comunque sono delle metodiche create ad hoc per quei tipi di atleti e non posso parlare perché loro sono arrivati alle Olimpiadi, io no, o non ancora. No, comunque, detto questo, e vedo pubblicate, non su queste pagine che sono estremamente interessanti, per esempio quando vedo Dan Green, che non so se qualcuno di voi lo conosce, penso proprio di sì, che si allena, pubblica delle schede abbastanza particolari, però pubblica solo le ultime serie che fa, o comunque una parte delle schede. Molti pensano che quella sia la scheda completa, assolutamente no, perché sennò... Dan Green non avrebbe quel tipo di fisico, come intanto vedo Eddie Hall, come intanto vedo La Montagna, Bjornsson, non so come si pronuncia in lingua originale, come vedo ogni tanto, seguivo tantissimo Tom Platz per l'allenamento di gambe, che fino a quando faceva video e quant'altro comunque uscivano delle schede, me le andavo anche a provare. Vedevo la metodica Hatfield, di cui ho fatto anche un video e ne parlai, e vedevo appunto quello che diceva. Insomma, queste sono schede che generalizzate o comunque su quel tipo di atleta vanno bene, e poi c'è gente che li vuole copiare, vabbè. Però queste sono delle schede che hanno portato della gente a delle competizioni. Ok?
Poi vedo delle schede dove vedo degli animali raffigurati, tipo un rinoceronte, un gallo, uno squalo o un leone, un ippopotamo, e vedo delle cose assurde, tipo o Split Bro o Split Science, quindi praticamente la divisione del secondo tuo fratello, secondo il bro, comunque l'amico tuo, ecco, l'amicone, e secondo la scienza. E il risultato, per esempio, uno c'era Bart Simpson che era incicciottato e Bart Simpson pompato. E poi vedevo praticamente altri tipi di cose, per esempio, ah, guarda, per avere un petto come Arnold c'era, o Frank Zane, non so, una cosa del genere, devi fare questi allenamenti, questi esercizi, e c'era tipo 4x6, 4x10, 3x12, cioè. E allora ho detto, ma veramente? Cioè, veramente c'è gente che crede che per avere un fisico come Arnold, come Frank Zane, come chi che sia, come Jack Hatter, come Big Ramy, come tutti loro, insomma, basti andare su Instagram, fare un'ora al giorno di allenamento, perché quella scheda tanto dura, ok? E finirla così. Cioè, basta veramente così poco. Allora, cretino tu che stai guardando il video, cretino io che ci alleniamo, ci rompiamo il culo con metodiche di intensità, con metodiche di quello e quell'altro, ok? Quando basta allenarsi in 4x10, in 3x12, ma perché 12 massimale, perché 12 deve arrivare al limite? Fatto certo, certo. Ma veramente mi vuoi far passare che questa scheda viene utilizzata dai più grandi powerlifter, dai più grandi di quello e quell'altro? Cioè, ma chi volete prendere per il culo? Ma chi volete prendere per il culo? A me la cosa che dispiace è che c'è gente che li va dietro. Va dietro, ah guarda, sto pronto questa scheda. 3x4. Sì, perché? Che cosa vuoi fare? Che cosa vuoi risolvere? Te lo spiega? Te lo spiega a livello metabolico, che vuoi risolvere? Te lo spiega, questa è una scheda magari più deputata a chi vuole allenare di forza? No, questa è 4x10, 4x... Ma sti numeri li tirano alla tombola, li prendono, li tirano alla tombola e vedono quello che esce, esce. Ok? Danno un range di numeri da 1 fino a 25 e vedono quello che esce. Ma che cosa state dicendo? Ma perché? Perché oggi dire che bisogna lavorare, per esempio, se io poi vi dico, fate una scheda per esempio in 8x8 con 30 secondi di recupero, che è una scheda che si fa, viene fatta, viene portata avanti, voi mi dite, oh, tu sei scemo, non sono rincoglionito, si fa, è una scheda di allenamento che si fa ed è estenuante, ti devasta, ok? Però nessuno la porta, perché piuttosto che fare 8x8 conviene fare un 4x8 e ci levo il pensiero, un 3x10 ci levo il pensiero. Ah, ma se tu 10 ripetizioni le fai al massimo, ti posso garantire che fai 8x8 al massimo. Fai 8x8 al massimo con 30 secondi di recupero, con un minuto di recupero, te lo voglio abbonare. Ok? Vedi come esci da quell'unico esercizio. E poi me lo dici se è la stessa stanchezza che hai provato quando hai fatto i 3x10 della scheda di Instagram e tutto quanto. Io quello che voglio dire in questo video, in cui mi sono pure un pochettino alterato, è il fatto che non si può far passare la scienza in maniera così semplicistica. Di scienza si può parlare, però bisogna parlarne seriamente, ok? Perché non basta allenarsi così per sentito dire o vedere una scheda di Instagram. Dietro un allenamento, c'è una base scientifica, va bene? Non è me lo sono inventato io, non è lo dico io, perché tu chi sei se non mi porti le prove scientifiche? Tu per me puoi essere anche il creatore del cielo e della terra, ma mi devi dire il perché è stato fatto questo tipo di metodica, perché hai scelto questi esercizi. Non così, va bene? Quindi ragazzi, rientro in me, chiedo scusa per lo sfogo, però quello che voglio dire è attenzione quando leggete determinate situazioni su internet, determinate cazzate. Io schede non ne pubblico, perché? Perché dire che allenare un 3x4 o un 4x5, 3x3, 9, 9, 2, 11, è troppo generico per il pubblico, è troppo generico, ok? E mandare questa scheda in internet vuol dire farla copiare a dei ragazzi che fondamentalmente magari trovi quello che ne sa e dice no, col cacchio che mi prendo questa scheda, me la faccio fare magari da una persona tu per tu che vede mobilità eccetera eccetera, insomma tutti dei parametri particolari, ok?
Però darla al pubblico vuol dire farla fare anche dei ragazzi che magari quella scheda non la possono fare, che magari quegli esercizi non la possono fare, perché magari è una scheda magari troppo leggera o troppo pesante. E tu cosa stai dando a fare? Gliela stai dando praticamente così, via. Che poi magari una scheda totalmente generica, non serve a niente, magari può portare anche frutto in qualche caso. Ma quello che ho detto pure nelle rubriche di febbraio precedentemente è che le schede vanno fatte secondo criterio. Non così, le scrivo su Instagram e le do, via. Non è così che si lavora, non è così che lavora un professionista. Poi, tu che guardi il video e che mi commenterai dicendomi che sono un coglione, ti invito a seguire quella scheda, o mandami la tua scheda, vediamo com'è, ok? Ti invito, ne discutiamo a tu per tu, ok? O su Instagram, fallo, non ne ho problemi, parliamone, ok? Però ragazzi, vi ripeto, non si può fare una scheda così in maniera del tutto a cazzo di cane fondamentalmente e dire che è metodo scientifico, perché non è. Solo perché mette un multiarticolare, monoarticolare, sì, ho capito, va bene, ha una direzione come tutte le schede dovrebbero avere, però è totalmente così, cioè non c'è nulla di fondato. Ragazzi, il video finisce qua. Se vi siete sentiti offesi e toccate, non me ne frega assolutamente niente. Perché? Perché se seguite queste schede Instagram pensando di avere il fisico dell'Olimpia, beh ragazzi, vi sbagliate di grosso. E se avete tempo, magari non per stare dietro al PC a commentarmi, andatevi a cercare le schede veramente che fanno, l'alimentazione che fanno, e soprattutto anche l'integrazione che fanno, perché dietro un fisico da Arnold, Frank Zane, Philit, Big Ramiro, Ronnie Coleman, anche i powerlifter, no? Ne potremmo citare qua tantissimi. Non c'è solo alimentazione e le schede in 4x10, c'è anche tanta integrazione di tutti i tipi, modi e maniera, va bene? Spero che il video vi sia piaciuto, ragazzi. Se non vi è piaciuto, amen. Non ci posso fare niente, questo è un mio pensiero, è quello che penso io. Quindi, di quello che pensi tu, parlane qui sotto, avremo un confronto magari alla pari, o magari no, non lo so. E contattatemi sulla pagina Instagram e Facebook, in.sport.fit. Ragazzi, mi avvicino per fare l'outro, perché se no, buon allenamento da InSport. Ciao!